Ok, buongiorno a tutti, ben trovati, mentre c'è un cellulare che un po' disturba sotto. Allora, ben trovati a tutti, come ogni martedì insieme per un paio d'ore, filo diretto. Fra 5 minuti apriamo le chiamate, così chiunque vuole può chiamarci a casa e dire la sua, come al solito 3 minuti per due chiamate, volendo anche la terza. Oggi però abbiamo con noi un graditissimo ospite, cioè abbiamo con noi il professor Matteo Simonetti, a cui do il benvenuto, e che abbiamo invitato per parlare insieme di questa questione del DDL Zan, ma poi anche spaziamo su altri fronti. Buongiorno a tutti, per oggi però una ospite, professoressa Matteo Simonetti, perché stamattina mi sento così donna e quindi Inizi. pretendo che per almeno un po' di minuti tu cerchi di adeguare il tuo linguaggio, perché sarà il futuro. Ok, Questo. inizi subito, leggero, Sì. leggero. E insomma, parleremo un pochetto insieme per un paio d'ore del DDL Zan. Cercheremo di, ecco, capirci qualcosettina insieme. Abbiamo invitato il professor Simonetti, appunto professore di storia e filosofia, e che si è occupato spesso di questa questione, a partire dalla legge Mancino, che è un po' quella di cui forse parleremo un po' di più oggi. E scorreremo insieme quello che è questo DDL. Intanto continuo a sentire un po' di... C'è mercato cellulare costato No, vicino a te? No. provi. Allora forse il mio... Vabbè, mi sa di sì. Allora lo spengo direttamente, facciamo così. Ok, e quindi ne parleremo un pochettino insieme, cercheremo di scorrere gli articoli di questa legge, commentarli un po', capirci qualcosina, visto che a giorni sarà dibattuta in Senato e che presenta diverse questioni abbastanza intricate, abbastanza complesse, su cui ecco, non è così scontato, come spesso, troppo spesso avviene, dividersi, o meglio, più che altro dare un'opinione molto tranciante. Allora, Matteo, questo disegno di legge di DL Zan parte composto da una serie di articoli. Diversi di questi articoli si rifanno a leggi precedentemente leggi già esistenti, a cui vogliono andare ad aggiungere delle correzioni, delle aggiunte più Sì, sono che delle aggiunte alla legge Mancino. altro. Alla legge Mancino e al, se non sbaglio, Sì.604 bis e 604 ter. Allora, io direi possiamo partire proprio dalle definizioni, perché questo DDL Zan parte dando come premessa alcune definizioni. Sicuramente non è questa, a mio parere, poi mi dici la tua. La parte forse più problematica lo è per certi aspetti, ma rispetto a quello che avviene dopo, magari non è la parte più problematica. Comunque già questa ci fa un po' riflettere. Perché ti leggo quello che dice. All'articolo 1 vengono date queste definizioni. Ai fini della presente legge, per sesso si intende il sesso biologico anagrafico. Questo è il punto A. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. E per orientamento, questo è il punto B, al punto C, per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, di entrambi i sessi, e al punto D, per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Ma che dire, secondo me siamo di fronte a una legge che per certi versi è paradossale. Già partendo da queste definizioni, vediamo che è centrale la nozione di gender, che non ha niente di scientifico, è una cosa che parte da lontano, parte dall'inizio del Novecento, dall'Istituto per la ricerca sessuale in Germania, che fu fondato da un noto travestito dell'epoca. Poi da lì è partita tutta la serie di studi che oggi si chiama Gender Studies, appunto. Però, come dicevo, questo non è
un qualcosa di scientificamente rilevante. Noi scientificamente rilevante abbiamo soltanto il sesso biologico che è dato da X e Y e dalla loro disposizione in natura. Tutto il resto è una costruzione culturale che può essere legittima, può essere più o meno condivisa a seconda delle proprie convinzioni, ma questo è un qualcosa che va oltre la valutazione dei dati effettivi. A questo punto io direi che si tratta di una convinzione, a mio parere, campata in aria, cioè noi non possiamo scegliere il nostro genere sessuale. Per quello che riguarda l'orientamento sessuale sono d'accordo, ma cioè, io vidi già diversi anni fa un documentario di un comico, però un comico intelligente, non, svedese, mi sembra, che smontava dal punto di vista, con interviste a scienziati, cioè smontava dalle fondamenta questa concezione dell'idea di genere. Cioè, perché noi potremmo, adesso in questo momento sarebbe troppo e annoiante per gli ascoltatori parlare del ruolo degli ormoni per quello che riguarda lo sviluppo embrionale del feto, eccetera, però non è questo il caso. Io mi limito a sottolineare che già da queste prime indicazioni si tratta di un'agenda, sì, che viene applicata, no? Poi se tu scorri più avanti già si dice che è una legge che tende a colpire i reati contro, quindi a colpire la omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, e quindi sono le LGBT che conosciamo tutti, no? Però già direi che è una legge che non è aggiornata, perché ormai non c'è più LGBT, c'è LGBT più Q più, e quindi mancherebbe una queerfobia, una più fobia. Ma quel più è un eccetera? È un eccetera, per cui c'è il cisgender e altre. Immagino che in futuro poi queste definizioni si allargheranno, che siccome tu scegli la tua identità di genere, insomma, si arriverà al transpecismo, si arriverà alla non lo so, perché siamo in un momento di accelerazione totale per quello che riguarda i cambiamenti, e quindi una legge che facciamo oggi e sarà in vigore per X anni, non possiamo sapere a cosa poi aprirà quel più, dici? Sì. Ma sì, anche perché come dicevi tu, si danno come premessa delle definizioni che, e forse questo è il punto fondamentale, non hanno nessuna base, ecco, scientifica o obiettiva, dunque del tutto legittime, ma difficilmente imponibili come premessa ad una legge di Stato. Ma sì, ma poi io prima scherzavo, professoressa Simonetti, ma questa è una cosa che accadrà. Io potrei, cioè, faccio un esempio solamente per vedere a che livello di stortura poi questa cosa si potrà prestare, no? È successo spesso che in Canada siano stati arrestati dei molestatori maschi di donne. Sì. Questi molestatori al momento dell'arresto si sono dichiarati donne e quindi sono stati messi in carceri femminili, con le conseguenze che possiamo immaginare, perché abbiamo dei possessori di pene all'interno, stupratori all'interno dei carceri. Addirittura stravolti. Cioè, è successo in Canada. Canada non è nuova a queste... Ma no, ma poi dopo ne parleremo, ci sono già delle... Perché questa legge che noi ci accingiamo a varare in realtà è già legge in altre parti. Cioè, sì, abbiamo dei casi in cui sono stati condannati preti a un mese di galera perché hanno detto che l'omosessualità è una... prendo la citazione precisa perché è importante... adesso ve la trovo subito. Sì, io intanto apro. Eccolo qui: l'omosessualità è una tendenza anormale, e questo prete si è fatto un mese di galera. Questo è Ake Green, è un pastore svedese, nel 2003 addirittura. Ok, abbiamo aperto le chiamate intanto, quindi se volete chiamarci il numero 071 757 4429.
parlare con noi e dirci la vostra. Io tornerei, se Sì. vuoi, da dove siamo partiti, ovvero dalla legge Mancino, Sì. la chiave è quella, no? Sì, guarda, dico un attimo che Sì. cosa ha a che vedere con questo DDL, così almeno facciamo anche chiarezza su quel punto lì. Perché la legge Mancino, che appunto è la chiave, come dice giustamente Matteo, perché questo DDL, dicevamo, è composto da una serie di articoli che vanno a innestare o a modificare leggi già preesistenti. La più dibattuta è la legge Mancino e dunque ecco la cosa che molto spesso ci ha fatto anche qui in radio nelle scorse settimane, ci ha fatto pensare, non è allora tanto questo DDL che dovrebbe essere, ecco, che fa storcere il naso, quanto già quelle leggi in cui, sulle quali lui vuole andare a lavorare. La più controversa è la legge Mancino, di cui adesso parliamo. Prendiamo un attimo la chiamata. Pronto? Eccoci qua. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, sono Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Io non so se sono in tema, volevo fare una domanda. Sì. La differenza che c'è tra gay e omosessuali? Cioè, c'è una differenza tra gay e omosessuali? Perché questa legge è fatta per i gay, non per gli omosessuali. Sì. Questa è, secondo la mia ipotesi. Però ascolto voi, se ne sapete più di me. Vi ringrazio. Ok, grazie Claudio, grazie a te, grazie per la chiamata. Che differenza c'è, Matteo? Non c'è. Ma guarda, no, attualmente non ci sarebbe. Io immagino che dal punto di vista della genesi dei termini, il gay è un termine più associato al gay pride, quindi a una rivendicazione anche dal punto di vista dell'orgoglio, dell'appartenenza. L'omosessuale è più un termine di carattere scientifico, di Scientifico. carattere, cioè, invece il gay è più riferito a un aspetto culturale. Sì, dai, Immagino che. è un modo più carino anglosassone in questo caso di dire omosessuale, che ci sta anche perché effettivamente omosessuale non è neanche tanto carina come parola, essendo anche appunto così E poi scientifico. omosessuale si riferisce a entrambi i sessi È e gay. gay solo al maschile, Ah sì, diciamo. Ma lesbo però, sì. lei. Ok, altra chiamata, pronto? Non è propriamente così, Sì. perché il gay è quello che dimostra, quello che vuol far vedere. L'omosessuale può anche essersi sposato, avere dei figli, avere una tendenza da quella parte, ma non manifesta mai. Cioè, lui può avere questa tendenza verso l'uomo, però anche verso la donna. Io conosco molti omosessuali che si sono sposati, figli, certo che dopo avevano questa un po', però non l'hanno mai dimostrata, cioè hanno mai fatto. Invece il gay è quello che dimostra, è quello che vuol dimostrare, è quello che si mette in mostra, Ma secondo il mio punto di vista. no, prego, prego. Dico la mia, Sì. cioè io assolutamente non sono d'accordo che se un omosessuale non dimostri, ma perché ha fatto qualcosa di male? No. No, 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 Cioè, pensare a una persona che ha l'omosessuale quelle tendenze e poi ha una vita di coppia normale, si sposa, eccetera, per me è una tribolazione incredibile, cioè che veramente è No, 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 un'imposizione no, non sociale. è così. No, 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 non è così, non è così. L'omosessuale è quello che è nato dalla nascita, non ha mai manifestato, a un certo punto ha trovato, verso 14-15 anni, ha trovato questa sentenza, però non è che ha disnegato a sposarsi e andare insieme alla donna. Dai Claudio, Cioè, queste ha sono cose che ti avuto. inventi un pochettino tu però, eh. No, 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 Se uno è Sì. bisessuale, è bisessuale. Se ne parlate con qualche prete, vi dà qualche indicazione. Vabbè, ok, non è che sia la verità il prete con cui hai parlato te. Oh, vabbè, allora. Cioè, queste Ok, sono ho cose. detto la mia. Ok, grazie, grazie Claudio. Grazie, Grazie a ciao. te, ciao, ciao, ciao. Ma questo mi sembra un po', ecco, un'opinione, un po' per un'idea che uno si è fatto un Ah, po' no, personale la no, ma faccenda. cioè, pensare che un uomo si sposi, abbia dei figli, eccetera, nascondendo, cioè mai manifestando, è un E obbrobrio, soprattutto insomma. che la differenza del linguaggio dipenda da quello, mi sembra un po' No, no, no. un'assurdità. Va bene, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Leandro, sono Giorgio. Ciao Giorgio. Saluto il professore Salve. ospite.
Ciao Giorgio. Dunque, no, mi chiedo se la stessa domanda il signore che l'ha fatta, ma magari anche altri che la facciano, se la facciano per l'eterosessuale. Io semplicemente questo, cioè è questo atteggiamento strano che si ha nelle persone che hanno un atteggiamento sessuale diverso dal nostro, come quello che sta telefonando Alessio, che probabilmente è un bisessuale. Sbagliano linea. È un transgender forse. Niente, io dico semplicemente, perché questa domanda ce la facciamo per le persone omosessuali, gay, ci sarebbero anche altri termini. Quale domanda, scusa, perché non capisco? No, dico, perché questo signore si è fatto questa domanda riferendosi alla categoria degli omosessuali? Cioè, l'omosessuale e il gay non è la stessa cosa, perché l'omosessuale è quello che nasconde, e quell'altro invece è quello che evidenzia, eccetera. E l'eterosessuale, infatti, la stessa, perché la stessa domanda non viene spontanea a farsela per l'eterosessuale? Cioè, l'eterosessuale è quello che non fa vedere che a lui gli piacciono le donne, e c'è invece l'eterosessuale che ogni volta che c'è un'occasione deve ribadire le donne, qua, su. Sì, sì, sì. Cioè, voglio dire, capite che questo atteggiamento già se la racconta tutta da sola, no, la storia. Ancora dobbiamo metabolizzare questo fatto che abbiamo nel mondo, nella natura, persone etero e persone omosessuali. Sì. Punto. Basta, finito, non c'è tanto da fare. Poi c'è l'omosessuale stupido, l'omosessuale intelligente, lo stronzo, l'imbecille, come nel mondo eterosessuale c'è lo stronzo, l'imbecille, intelligente, testa di cazzo, eccetera. No? Punto. Ma finito. Sai qual è la questione, Gio? Che si va sempre, dopo 5 minuti che si comincia a parlare di questo argomento, si va sempre a dire gay contro etero, etero contro gay. No, ma infatti e scade, non c'è, e scade. Invece qui la questione è tutta un'altra. È una legge, è una questione di una legge. Ma non ci dovrebbe stare. Sì, vabbè, però capisci che però ancora siamo ancora, diciamo. Ma quello che dici a tu a livello, no? Quell'altro gli senti un prete, perché gli senti un prete? Per cosa? Per dimmi che mi dice un prete? No, ma quello che dici ciao. Quello che dici tu è giusto, però vedi come dopo 3 minuti che stiamo parlando di questa cosa che non c'entra niente, scivola su questioni che ci portano fuori, perché nessuno qui sta mettendo in discussione il diritto di una vita omosessuale, ma ci mancherebbe, perché non è questa lì. Che poi tra l'altro è proprio questa legge invece che è illiberale. Certo, ma ci mancherebbe, infatti, ma ci mancherebbe. Qui non è la questione del fatto che l'omofobia che esiste sia sbagliata o no, qui è la questione di come combatterla, e questa legge, a mio parere, a suo parere, poi vediamo chi ci chiamerà, c'ha delle storture in mezzo. Parliamo un pochettino di questa legge Mancino, che allora, dici? In generale, senza che entriamo troppo anche qui nel dettaglio, perché sennò ci spostiamo tutto. Io in generale sono contrario anche alla Mancino, e quindi questa modifica alla Mancino non fa altro che aggravare la situazione. Perché sono contrario? Perché si tratta di punire delle opinioni. Secondo me andrebbero ben tenute distinte le parole e le azioni delle persone, perché questo è il sale della società liberale. Cioè, noi pensiamo a questo: sono disponibili dalla fine del Settecento i libri del Marchese de Sade, tutti possono acquistarli in libreria. No? In questi libri si racconta, ad esempio, cioè in mente una lettura che feci da giovane, la filosofia nel boudoir del Marchese de Sade, si racconta lo stupro e l'omicidio di una madre da parte della figlia, no? Eppure questo libro è di lettura comune, è disponibile. Com'è possibile allora che invece, se io faccio una riflessione su un certo periodo storico, eccetera, devo stare sempre attento a dire no, ma quella parte del fascismo fu positiva, ma no, ma quest'altra fu... non è, questa è una cosa che secondo me è assurda. E perché è assurda? Lo stesso John Locke, che è il padre del liberalismo moderno, nella sua opera Lettera sulla tolleranza, spiegava che per il detentore del potere è anche controproducente reprimere il pensiero delle persone, perché dentro il pensiero delle persone noi non possiamo entrare, no? E quindi noi metteremo una legge che non risolve il problema, quella persona continuerà a pensare quella cosa e provare gli stessi sentimenti. Certo. Questa cosa poi ci si ricollega al discorso sul reato d'odio, poi lo approfondiremo. Quindi non fa altro che far sedimentare, quindi rendere ancora più pericolosa quel pensiero, che ha bisogno di uscire poi in una modalità che è
magari meno legale, che certo, è magari più dirompente. Però queste sono le basi. Sì, chi è quello di cui parla Kubrick in Arancia Meccanica? La cura Ludovico è un po' questo, per certi aspetti. Sì, sì, cioè andare a reprimere un sentimento. Certo che poi se quel sentimento si manifesta in atti violenti, è certo che è giusto ma quello è tutto un altro discorso. Cioè, qui stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando soprattutto della commissione Segre, del reato d'odio, certo. Perché questo è il problema. Perché allora, noi stiamo... Ma già il termine reato d'odio, no? Noi pensiamo che l'odio è semplicemente un sentimento. Noi siamo totalmente responsabili dei nostri sentimenti? No. Chi è che dice adesso non mi innamoro di quella persona? Chiaro, no? Chiaro. Chi adesso non provo invidia per quella persona, no? Sarebbe bellissimo, ma no. Manca il reato d'odio di per sé linguisticamente è un'assurdità. È un'assurdità. Però ormai siamo in una situazione quasi orwelliana in cui c'è questa neolingua che passa. Tutti la adoperano, comprese quelle forze politiche che, se fossero un minimo attente alle loro radici culturali... Infatti, guardi, fermo un attimo perché c'è tante cose di cui dobbiamo parlare, compresa questa. Però prendiamo la chiamata. Pronto? Buongiorno, sono Rosetta. Ciao Rosetta, ciao. Io consiglio fare delle telefonate brevi perché magari ci vuole chiamare. Sì. L'ospite parlava di una mamma che violentava la figlia, ma noi nei libri di storia leggiamo che i papà, molti papà, hanno violentato le figlie, no? Cioè un incesto proprio totale, no? Allora io non so se le domande si limitano, io vorrei sapere che differenza c'è tra il trans e il gay. Oggi saluto e vi ringrazio. Ciao. Ok, ciao Rosetta. Guarda, in realtà non siamo neanche le persone adatte a cui fare queste domande, perché lo sappiamo come lo sanno tutti. Sì, insomma. Cioè, non siamo esperti di definizioni, perché non è quello un po' di quello. Però di il trans è quello che sta completando o ha già completato una transizione di genere attraverso o un'operazione chirurgica e o un'assunzione di medicine, di ormoni, eccetera. Ma quindi cioè, il trans è quello che cambia proprio di sesso biologico, e il gay invece è quello che rimane del proprio sesso biologico, ma mostra il suo orientamento sessuale per quello che è. Sì, guarda, riguardo a quello di cui stavamo parlando prima, secondo me forse appunto il nucleo della faccenda sta nella vaghezza sia della legge Mancino, cioè nei punti più nebulosi, nei punti di maggior vaghezza di questa legge e quindi di conseguenza anche il DDL Zan, quando si va a cercare di stabilire che cos'è un'azione, una parola, perché lì non si parla solo di azioni, si parla anche di manifestazioni in generale, poi magari la leggiamo insieme. Dunque, fondamentalmente, correggimi se sbaglio, ma mi sembra che il nucleo sia lì. Certo che no. Cioè, dove ci si ferma? Dove, quanto si lascia in mano al giudice, qual è il limite, perché se fosse tutto molto più chiaro, se ci fossero dei paletti molto più precisi, magari la questione neanche si porrebbe. Allora, qui è semplice, Aristotele già scriveva che una legge che funziona è quella legge che non consente al giudice di decidere se il fatto che è accaduto sia o no un reato, ma quella che lascia al giudice il compito, soltanto il compito di appurare se il fatto sia avvenuto o no. Sì. Cioè, se invece noi facciamo una legge come questa che utilizza delle terminologie vagamente definite o fumose, o secondo me volutamente fumose, perché di cosa sto parlando? Sto parlando delle definizioni concreto pericolo o atto di discriminatorio. Chi è che stabilisce quando c'è un concreto pericolo? Che significa concreto? Quando è che un atto è discriminatorio? A questo punto, poi per esempio, c'è stata l'intervista recente di Cecchi Paone che sostiene che secondo lui è un atto discriminatorio dire, per esempio, che una coppia omosessuale non possa adottare figli. Allora qui mettiamo nelle mani della magistratura italiana una bomba
questa è una vera e propria bomba. E non so, io personalmente non ho molta fiducia per vicissitudini personali, ma viste anche le ultime cosette che gli ultimi dieci anni Amara e Palamara, sì, cioè nel senso, noi stiamo mettendo nelle mani di persone che spesso anche hanno un orientamento politico un'arma che può essere utilizzata per colpire chi è scomodo a questo progetto politico che si sta dispiegando. Allora prendiamo la chiamata. Pronto? Buongiorno Sergio. Ciao Sergio, Leandro. Abbiamo fatto aspettare un po', dimmi. No, non fa niente. Scusa, non si offenda l'ospite, mi è sfuggita la qualifica. Lui è un professore. Lui è professore di qualifica di tu, storia e filosofia. No, allora ascoltate, io sono un modesto lettore di Leopardi. Radio R ha ospitato, vi ringrazio, quel video su gli aspetti poco conosciuti di Leopardi. Il sottotitolo era Leopardi e l'omosessualità, e ringrazio chi è andato a leggere, diverse centinaia, quindi interessa la questione. Io allora a tutti e due pongo due domande. Innanzitutto, poco tempo fa è stato l'anniversario di Dante Alighieri, no? E questa la pongo soprattutto a Leandro, ma Dante Alighieri, Brunetto Latini e in generale gli omosessuali, come la cucinati non tanto bene. Non so se a cuor leggero, perché poi Brunetto lo amava molto, però non tanto bene, mi sembra. Ecco, la messi all'inferno, mi pare, a memoria. Sì, eh? Sì. Ma allora, la domanda è sabbia che... rovente e pioggia di fuoco, se ricordo bene. Ecco, allora, anche al professor Matteo. Una è questa. Dobbiamo censurare, sbianchettare queste parti di Dante? Possiamo leggerle impunemente? Leggerle in pubblico? Ma guardi, che è un progetto che stanno già portando avanti, perché soprattutto nel mondo anglosassone non solo l'aspetto della critica all'omosessualità, ma anche la presenza nella letteratura di troppi personaggi bianchi è già un problema. Cioè, sulla scorta del BLM in America, poi dopo da lì si stanno diffondendo. Cioè, se lei guarda, a parte nelle scuole, ma se lei guarda per esempio le ultime produzioni di Netflix, eccetera, ci sono personaggi di colore a interpretare dei ruoli che, per cui sarebbe impossibile fossero di... cioè ormai stiamo vedendo una ridefinizione sui criteri del buonismo politico di queste nostre fondamenta culturali. Io la ringrazio, finisco. Però sa, fare un processo postumo e quando un papa, non so se lei lo ricorda, processò il predecessore che era morto, lo vestì e lo mise nel banco degli accusati e naturalmente lo condannò. No? Allora finisco, io sono un modesto lettore di Leopardi. Nepsi Baldoni ha usato delle espressioni, e concludo, che con gli occhi e con la sensibilità di oggi sono omofobe. Io posso continuare a leggerle, posso leggerle a Radio R anche dicendo che non le condivido? Ecco, questa è la domanda, perché il futuro, adesso a parte gli scherzi, ma è preoccupante da un certo punto di vista. Grazie a tutti. Grazie. Prego, io sono d'accordissimo. Grazie con questo, a te, Sergio. Mi ha toccato un punto. Ma sai qual è la questione? Che la questione è che mi sembrano questioni queste talmente tanto fuori di testa e assurde che quasi mi vergogno un po' a parlarne. Mi vergogno quasi un po' a parlarne. Però dall'altro punto di vista, uno si vergogna, però dice: però cavolo, questo sta succedendo per davvero. In certi paesi sta succedendo per davvero. Adesso non so, a volte mi viene anche il dubbio che sia quasi un po' montata dalle due parti questa roba, magari per distogliere anche un po' l'attenzione da altre questioni, visto che su questa questione di censura o non censura ci si divide molto, quindi a volte mi sembrano notizie talmente tanto fuori di testa che mi viene il dubbio che tutta la faccenda sia un po'... Sì, perché dopo ti dicono tu sei il complottista, non si arriverà mai a questo, però se tu vai a vedere gran parte delle previsioni, cioè faccio un esempio, no? La questione del Covid, io ho degli articoli di giornali di un anno fa e di oggi, no? Articoli di giornali un anno
fa che dicevano questi complottisti parlano del microchip e della vaccinazione fatto con un cerotto, cioè sono delle bufale incredibili, e un anno dopo abbiamo articoli di giornali più o meno ufficialisti, il giornale Repubblica eccetera, che parlano di microchip e di cerotti, cioè alla fine anche perché anche perché si cavalca, non è che si va lenti ormai. Ma si comunque cavalca, volevo aggiungere questa cosa, sì, no, sì, perché il signore prima ha citato Dante, ma non è soltanto una questione che riguarda l'omosessualità, qui per esempio anche per quello che riguarda l'antisemitismo, cioè noi potremmo impunemente citare Dante quando Dante scrive uomini siate non pecore matte, sì che di voi tra voi il giudeo non rida? No, io penso che andremo. Ma Dante, la Divina Commedia, è proprio un calderone di politicamente scorretto. Ma lo stesso Zibaldone qua. Certo, ma certo. Ma la questione è, in campo, la faccenda è che rischia parlare di una censura a posteriori di quello che è avvenuto non solo è di per sé fuori di testa, ma toglie l'attenzione su un elemento altrettanto grave, che è la censura su qualcosa che deve essere ancora creato in campo artistico, perché l'arte, anche la presente, anche quella che verrà, non può subire nessun tipo di censura di carattere moralistico e quindi ecco, non solo è grave parlare di una censura a Dante, a Leopardi, ma quasi in qualche maniera passa in secondo piano una questione altrettanto importante, cioè neanche l'arte da adesso deve essere censurata, perché se no non c'è più arte. Sì, però anche vero che noi dobbiamo vedere da dove arriva questa cosa, cioè questa cosa parte con le pretese di cancellare i fasci littori dalle facciate dei monumenti, degli edifici degli anni 30, cioè queste crociate della Boldrini, cioè sappiamo quali menti hanno partorito queste cose. Sì, no? Sì. Pronto? Sì, sono Giorgio. Ciao Giorgio. Sentite, io la legge Zan non l'ho letta, quindi non... certamente posso essere senz'altro d'accordo con voi quando appunto si può passare da un'estremità all'altra, però mi sembrate un po' mi sembrate un po' come quelli che quando è stato fatto il referendum per il divorzio paventavano che poi le famiglie si sarebbero tutte sfasciate, che sarebbe successo. Che bella cosa. Sono cresciuti abbastanza dopo quella legge i divorzi. Sì, prima invece era meglio. No, quindi, non ho detto questo. No, vabbè, guarda, non entriamo su questo, almeno su questo no, grazie. Allora, quindi mi sembra che si stia avendo un po' questo atteggiamento che, oddio, poi dopo censureranno tutto, le opere, no, ma io ripeto, la legge Zan non l'ho letta. Ma se sulla legge Zan c'è questa volontà di fare questo, assolutamente non deve passare, ma io non credo che sia questo la legge Zan. Ma guarda, leggila Joe, leggila. E non credo che ci sia la censura, io penso che abbiano semplicemente, e cosa che per me non è necessario, abbiano semplicemente in pratica aggravato alcune pene su delle cose che sono già reato. Quindi ecco, mi sembrate un po' come i Fanfani o i comunisti di quel tempo, insieme anche ai fascisti, che strombazzano troppo. Avrebbe creato la distruzione della nostra bella sacra famiglia. Ciao. Guarda, io ti consiglio Giorgio di andartela a leggere, perché al di là di scenari apocalittici che possiamo prefiggerci, qui si tratta di un'altra questione, cioè stiamo parlando di un'altra questione. C'è o no un problema in quella legge? Come nella legge Mancino? C'è o no questo problema? C'è o no quella zona d'ombra? Poi che quella zona d'ombra generi mostri o generi il niente, comunque è un pericolo, al di là degli effetti futuri che avrà, che non lo so neanche io, ma non è che si può liquidare la questione con ma tanto non è così, ma tanto non è loro intenzione. No, bisogna andarsi a vedere le parole che stanno scritte su quella carta e andare a vedere come... Anche perché dopo chiudere il recinto, dopo che voi sono scappati, mi sembra che non sia un'azione molto saggia. Allora, prendiamo la chiamata, poi dobbiamo mettere un po' di pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, signor Ugo. Interessante questo dialogo di questa mattina. Allora io vorrei un quesito.
queste persone io le definisco X, no, così non offende nessuno, perché è facile cascare nell'offesa. E si trova in una fabbrica e a un certo punto, voi non siete mai entrati in una fabbrica, ve lo spiego io, nella fabbrica ci sono dei pops dove degli operai maschi fanno la doccia e davanti ci può essere qualcuno che sta aspettare. Queste persone sono tutti nudi. Attenzione, questo discorso avviene anche nel reparto femminile, capito? Ecco, al massimo c'è un accappatoio. Allora, se c'è una di queste persone X, e questo vi dico che è comprovato, succede che i maschietti praticamente offendano a questa persona X, oppure il signor X tocca, va in giro toccando proprio, non c'è bisogno di essere protetto, è lui che va all'attacco. Allora, io non so voi come la pensate, l'azienda, visto questo problema, ha avuto un modo di esprimersi e ha pensato, se li faccio stare assieme succede queste cose, se invece io li separo non posso fare una doccia separata solo per questi, perciò a queste persone gli faccio fare la doccia prima, così non c'è contatto. Questo fatto l'ha ridotto l'azienda senza fare una legge. Cioè l'ha fatto l'azienda. L'ha fatto l'azienda lo stesso, col buon senso. Capito cos'è il discorso? Secondo la legge, che faranno che voi a loro. E c'è qualche parola di troppo, da quello che ho letto io, diventa penale. Capito? Non è un insulto soltanto, è penale. Volevo dire la mia opinione. Vi saluto. Grazie. La ringrazio, signor Ugo, grazie tante. Allora, vogliamo rispondere al signor Ugo e poi mettiamo un po' di pubblicità? Ma secondo me questa cosa verrà semplicemente, si potrebbe semplicemente risolvere con l'adozione di un bagno in cui ci scrive più sopra, è finito. Va bene, no, infatti non credo che ci sia molto, molto altro. E, certo, questi ovviamente il signor Ugo porta a galla quelle che potrebbero essere possibili situazioni in cui poi, se uno dice una parola di troppo, incorre nel penale. Dopo andiamo a vedere un pochettino meglio la legge e prenderemo anche la telefonata, però devo per forza mettere 5 minuti di pubblicità. Ok, eccoci di nuovo in diretta, prendiamo la chiamata se si è avuto la pazienza di attendere. Pronto? Ma certo. Eccola, che c'ho pazienza. Ciao Rita. Attendamente con te. Buongiorno. Buongiorno solo a te. Solo che io sono arrivata qua giù Recanati, San Buchetto, sì. Che non ho sentito quasi niente, ecco. Mi dispiace. Bene. Chi è l'ospite? Allora, l'ospite è il professor Matteo Simonetti e stiamo parlando del DDL Zan. Ah, buongiorno professore, lei è il fratello del grande No, sono figlio dentista? Unico. No, sono figlio unico. Ah, allora niente, volevo dirvi, ovviamente io sono contro, drasticamente contro questa legge che uno si alza la mattina e si ficca lì una legge, non c'ha senso, nessun senso, perché la legge contro la violenza c'era già, sicché queste sciapaggini, no, io mi chiamo Rita, professore. Sì, ho sentito. Allora, poi volevo dire la cosa lì che lei ha risposto a Rosetta, però non ha specificato granché. Le volevo dire che un conto che una donna o un uomo non si sente nella loro pelle diventa maschio o femmina. Ci siamo fin qui, punto. Quella è la lussuria che invece a me, scusi, io siccome sono una che va dritta,
che Datene regolata. Sì, me donna regolata. Vai dritta, ma non. Vado dritta, però dai, uso un po' di. Dai. Che allora, come erano le sirene? Mezzo maschio e mezza femmina, perché ha detto che all'uomini gli piace tanto, perché si trova l'uomo e la donna in un batterbaleno. Due in uno. Sì, l'ha detto uno, che a te te lo dico su un orecchio, adesso qui non lo posso dire. L'hanno detto proprio uno di questo genere, che ha detto no, non si taglia niente, perché agli uomini piace così, perché da una parte trova la donna, da quell'altra l'uomo. Ma questa è gente malata, professore, scusi, Beh, se diciamo che è malata, sente, andiamo in galera. Vabbè, ancora la legge non c'è, posso dire tutto quello che mi pare. Tu avvertimi Alea quando passa la legge, allora lì sto zitta. Va bene, ok. Anzi, cancello tutti gli amici che ho da quella parte. No, perché io, scusa, io posso capire, li capisco tutti, perché se io non mi sento Rita, voglio di diventare Rito, divento Rito. Ma che io mi tengo una parte sopra perché sto bene a quelli lì, e sta parte sotto perché la... Ma no, professor, scusi, non mi dica che è normale sta cosa. Non è normale per me, per carità. Vabbè, adesso vi saluto, perché qui la gente, sapete quant'è che pipetto? Ciao, gente. Ciao Rita. Salve. Allora, cara Rita, ma qui noi stiamo parlando di libertà, Rita, quindi proprio in difesa della libertà di tutti stiamo discutendo di questo DDL Zan, quindi anche della libertà di chi vuole essere parte sopra, parte sotto o altre cose. Ed è proprio qui, se non capiamo questo punto qui, secondo me va un po' a farsi friggere questa questione focale e centrale del DDL. Vuoi aggiungere qualcosa, se no prendo la chiamata? Dopo magari parliamo senza chiamate, 3 minuti. Infatti. Sono, adesso prendo. Adesso dopo un po' almeno affrontiamo la questione. Pronto? Ciao Leandro. Ciao Delio. Ciao. Allora senti, facciamo una cosa. Sì. Facciamo finta che che l'ultima telefonata non c'è stata. Facciamo così, va bene, facciamo così. Sì, perché se no andiamo in un terreno brutto. Lasciamo stare, perché se c'è un malato non è certo quello che diceva la signora, è un altro il malato. Allora, dunque, io non sono ovviamente contro la legge Zan, forse è questo che fa la differenza. Io sono contro la legge Zan, non ovviamente, perché è una legge che presenta molte criticità e sostanzialmente è diventato, come molte cose purtroppo ormai, un totem, un segno di appartenenza, per cui se tu sei politicamente in un certo modo sei ovviamente contro, se sei politicamente in un altro modo sei ovviamente a favore. Quindi ovvio c'è molto poco, secondo me. Ci sono molti aspetti critici, alcuni li avete sottolineati, ma ce ne sono anche degli altri che meriterebbero di essere discussi invece che semplicemente, come al solito, schierarsi e basta. L'osservazione che ha fatto il professore prima, che dopo la legge sul divorzio sono aumentati i divorzi, il motivo è molto semplice, professore. Sono aumentati perché prima non c'erano. Certo, ma la mia era una presa soltanto una presa d'atto del dato numerico, sì, meramente numerico. Prima c'era la Sagra Rota, che era un pochettino più complicato e soprattutto un pochettino più costoso, però insomma loro lo potevano fare e potevano farlo solo loro. Insomma, adesso rimettere in discussione di divorzio, insomma, perché mi sembra veramente... Io conosco attualmente uno che l'ha fatto poco tempo fa, un annullamento alla Sacra Rota. Sì, poi comunque ci sono le persone che intendono poter risposarsi anche in chiesa, eventualmente, quindi fanno l'annullamento, comunque insomma ognuno poi fa quello che vuole.
Però insomma, mi sembra che rimettere in discussione, per carità, ripeto, si può parlare di tutto, ma rimettere in discussione la legge sul divorzio oggi mi sembra veramente un'operazione, diciamo così. No, non era mia intenzione. Ecco, vabbè. E niente, quindi mi piacerebbe appunto che si moltiplicassero le occasioni in cui si discute come in questa. Adesso proviamo. Nel merito e non nella tifoseria, dici. Esatto, ok, grazie. Grazie a te Aderio, ciao. E adesso facciamo così, fermiamo per qualche minuto le chiamate, così almeno, ma non per cattiveria, giusto per avere il tempo per di approfondire, sì, qualcosa, di insomma svolgere un pochettino la questione. E vabbè, certo, mi unisco a quello che ha detto Aderio, perché appunto poi magari parleremo anche di questo. Secondo me una questione grave della faccenda è che qui non è più importante la faccenda in sé, ma è importante se sei di destra o se sei di sinistra. Quindi se sei salviniano sei contro, ma e non sai neanche bene spesso perché, anzi spesso sei contro perché i froci, i gay, qui se sei di sinistra sei a favore perché comunque Salvini è contro. E quindi tutto si riduce a veramente una robetta. Invece, francamente, tra le tante cose di cui si parla adesso, secondo me questa del DDL Zan è una abbastanza cruciale. A te la parola, ho parlato un po' troppo. No, tra l'altro io personalmente non mi riconosco in queste categorie ottocentesche di destra e sinistra, che secondo me sono anacronistiche, quindi sono d'accordo con te. Se vogliamo possiamo provare a entrare un po' in quei punti poco chiari di cui parlava anche il signore della precedente telefonata. Uno dei punti secondo me è questo, cioè questa legge crea un problema per quello che riguarda l'uguaglianza sostanziale, ovvero se la pena nel nostro ordinamento ha anche una funzione dissuasiva, ovvero io ti metto una pena perché so che tu, sapendo di questa pena, fai più fatica a fare un reato. Se questa è una delle funzioni della pena, a questo punto avremmo dei cittadini che non sono tutti uguali di fronte alla legge, certo. Perché avremo delle pene maggiori per un'aggressione verso un cittadino e delle pene minori per aggressione verso un cittadino. Se io sono davanti a un matto violento che è uscito in quel momento per fare una mattità e incrocia me e uno vestito da queer eccetera eccetera, probabilmente mena me perché sa che questa non è una certezza ovviamente, però è una possibilità, perché sa che là la pena è maggiore. Ma e quindi è un problema grave, ma con anche dei corollari ridicoli. Cioè qui ci sarebbe questa situazione che se io importuno o faccio un atto di violenza di qualsiasi genere verso un omosessuale di 100 kg per 2 metri, ho una pena maggiore che se lo faccio verso un eterosessuale diciottenne di 60 kg. Cioè vedete che si aprono delle questioni, delle questioni non sono illogiche, infinite. Ma poi tra l'altro, no, perché a questo punto allora la tutela verso queste categorie disagiate deve fermarsi soltanto a quelle menzionate per motivi sessuali? Perché se noi andiamo a vedere quanti sono i reati che hanno come sfondo questo della discriminazione sessuale, sono infinitamente minori. Pensiamo al mobbing, al bullismo scolastico eccetera, sono maggiori gli episodi che riguardano gli obesi, quelli che portano gli occhiali, gli sfigati, i nerd eccetera, o quelli che riguardano queste persone che hanno orientamento di sesso diverso, sono molto più. Allora facciamo una legge che tuteli gli obesi, no? Contro l'obesofobia o contro l'occhialofobia. Cioè qui veramente stiamo in Orwell. Allora andremo a fare delle casistiche infinite. Veramente i casi sono infiniti. Io mi capita di litigare con qualcuno perché mi sta rubando il motorino e ci scappa la rissa, vado in tribunale e in tribunale scopro che magari quello è anche omosessuale, e cosa che io magari non sapevo nel momento in cui, cioè insomma, si apre una confusione a livello appunto legislativo che non finisce più. Ma se io e te litighiamo in piazza e tu mi dai un schiaffo e io ti dico che ero omosessuale da 2 giorni, te l'avevo detto, tu mi hai menato per quello. Cioè com'è possibile arrivare a una situazione del genere? Perché la legge ovviamente deve essere di carattere generale, non può presentare tutti i casi
in cui si applica. Quindi quando noi parliamo di quello che dicevamo prima, cioè la vaghezza dei termini atto discriminatorio, concreto pericolo, non possiamo pretendere che come le FAQ di un sito, gli estensori della legge prevedano tutte le casistiche, no, questo si può fare, questo non si può dire in questo caso, perché qui se no non sarebbe una legge. Certo. Ma se anche fosse specificato caso per caso, che è un assurdo, noi non potremmo mai sapere fra 5 anni, 3 anni, 2 anni quali sono le nuove casistiche, no? E quindi questa è una cosa irrisolvibile. Quindi la questione, il problema è a monte, il problema è in questa legge Mancino che si vuole, non tanto in questo DDL Zan, ma in questa legge Mancino. Io so che tu anche nel passato hai già fatto battaglie, petizioni per poter andare Non solo per la legge Mancino, ma in generale per tutte le leggi che colpiscono opinioni, cioè che certo, creano questa identità fra opinioni e reati. Cioè, sembra strano che questa attenzione verso gli aspetti liberali della nostra Costituzione debba essere portata avanti da persone che magari come me hanno un animo più socialista, sì. No? O comunitarista, diciamo meglio, no? Mentre invece i liberali, che quelli che hanno una tradizione liberale, stanno zitti. Si confondono un pochettino. Ma in questi, non è che in si confondono. Beh, qui c'è un lavaggio del cervello continuo su queste vicende. La gente non sa più, perché una volta che tu adotti questo tipo di terminologia e accetti come dati incontrovertibili questi che vengono presentati, poi è difficile, una volta assunte queste posizioni, andare a dire ma no, non è come dite voi, no? Certo. Guarda, ti leggo l'articolo 4, è uno dei più controversi. E è veramente, veramente allucinante che qualcosa del genere possa essere in una legge. Allora, il titolo è Pluralismo delle idee e libertà delle scelte. Già il fatto che questo articolo, come diciamo l'altra volta, debba essere stato aggiunto significa che qualcosa di marcio, insomma, negli articoli precedenti poteva esserci. E recita questo: ai fini della presente legge sono fatte salve la libertà la libera espressione di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Cioè, siamo al punto a capo, anzi, certo, è proprio nero su bianco il fatto che qui la questione è abbastanza, insomma, pericolosa. Perché se innanzitutto questo fatte salve, come oggi giustamente anche Maurizio Crippa sottolinea su un articolo, questo fatte salve è un cavolo, come se fosse una concessione statale, vi concediamo di far salve la libertà di... Ma questo è il mincul pop, però. Esatto, vi concediamo che la libertà di espressione, di convincimenti sia salva, ma ci mancherebbe pure, devi pure specificarlo. Però è in linea quel momento, perché noi ci concedono di uscire fino alle 10, ci concedono di passare tra una provincia... E la risposta qual è? Ma non ce lo meritiamo. Questo è l'hashtag, il nuovo hashtag, non ce lo meritiamo. Vabbè. E quindi questo fatte salve lascia un po' perplessi, la perplessità aumenta se appunto leggiamo il finale, purché non è idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. Cioè, se io dico secondo me una coppia omosessuale non deve adottare, no? Sto discriminando? Sì, sto discriminando. E anche perché se noi andiamo a vedere qual è il significato del termine discriminare, capiamo tutto. Perché discriminare, che arriva dal latino discrimen, è una parola che non c'ha un significato negativo di per sé. Anzi, discriminare significa discernere, è la base della nostra possibilità di capire, di intelligere. Quindi discriminare significa capire che questo è A e questo è B. No? Quindi se io dico in un qualsiasi momento della mia discorso che questi sono diversi da quest'altri, in quel momento sto discriminando. Sì. E se un giudice dice che questo solo stesso discriminare è già di per sé un reato, io che posso fare? Posso solo subire la condanna. Il problema è proprio qui, perché tutta la cultura, se vogliamo, postmoderna si basa sull'eliminazione delle differenze. Tutte le differenze, quindi non abbiamo più dei culti religiosi, ma avremo avremo dei culti sincretistici, ovvero un'unione, no? Non abbiamo più delle differenze fra stati, fra papi, ma avremo un governo unico mondiale. Cioè, tutto quanto va in questa direzione.
Perché? Perché ovviamente questa diversità ha spaventato una certa parte politica. Però secondo me è un autogol clamoroso, perché noi andremo incontro a una dissoluzione. Sì. La nostra cultura si basa invece sul discernere, sul discriminare. Capire significa che è un gatto diverso da un cane, perché ho in mente chiaramente quali sono le differenze fra il gatto e il cane. Mm-hmm. Qui invece basterebbe a questo punto dire no, secondo me, che ne so, oppure per esempio sono state comminate condanne all'estero, non mi ricordo dove, ecco per esempio quella faccenda del pasticcere in America che per 6 anni, poi alla fine è stato assolto, ma per 6 anni, perché si rifiutò di fare una torta per omosessuali, cioè noi abbiamo oggi tutta questa relativismo etico, è permesso fare tutto, sì. È permesso dire tutto, sentirsi gatti, sentirsi zebre, sentirsi uomini, donne, cioè, però non è permesso rifiutarsi di fare una torta. Sì. Perché... Come giustamente, se era sua intenzione, quella libraia si è rifiutata di vendere il libro della Meloni. Vabbè, che me frega. Certo. Vabbè. Minchia, invece si usa censura così un po' a caso, ormai sta parola censura si usa un pochettino a destra e a sinistra, ma è la stessa questione. Però per la libraia che insomma si rifiuta giustamente, farà come gli pare. Però nel caso del pasticcere che si è rifiutato di fare una torta per questo dove è avvenuto in America? Sì. In America per il matrimonio di una coppia gay, la sua attività privata no, è in corso. Però attenzione, perché l'America comunque la legge più chiara non parla di incitazione alla discriminazione, sì. Parla proprio di atti. Per noi sarebbe più difficile uscire indenni da questa situazione con questo tipo di legge se passasse. Sì. Cioè però perché la faccenda della censura è una faccenda politicamente molto rilevante. Faccio un esempio. A un certo punto, quando si parlava delle foibe, molte persone dell'ambiente di destra dissero: io sono favorevole ad una legge che colpisca chi nega le foibe. Eh no, signori, noi dobbiamo essere favorevoli, certo, a una legge che permetta di fare revisione storica anche sulle foibe, come su tutte le vicende che nascono da Norimberga. Chiaro. Questo è quello che dicevo prima, cioè quando una parte politica è succube della narrazione di rimpettaio, non può che essere sconfitta. Esattamente come quando la politica ora si è alzata in un coro di indignazione al grido di licenziatelo, ne abbiamo parlato qualche settimana fa qui, nei confronti di quel professore che si è lasciato andare a parole brutte nei confronti appunto della Meloni, facendo quello che appunto fa la parte opposta, cioè la gogna per una parola di troppo, al grido di licenziatelo, al grido di, non so se ti ricordi sta vicenda, sì, quel professore. Ma no, ma di più, non so se ti ricordi la vicenda, a parte che io sono parte in causa essendo stato sospeso per un mese da insegnare, però io che sono quello che è stato sospeso per un mese per aver difeso la Costituzione italiana, ero contrario al fatto che si licenziasse quella maestra delle elementari che andò in piazza contro la polizia a dire vergognatevi, io ero contrario. Perché questa sta fuori da scuola, può avere delle opinioni politiche, se altri manifestano in quella maniera lì, questa perché professoressa e maestra elementare non lo può fare, certo. No, e io sono per la completa libertà di opinione con tutto quello che questo rappresenta. Prendiamo la chiamata. Pronto? Ciao, sono di nuovo Adelio. Sì, Adelio, ciao. Allora, è chiaro che quel capoverso che tu hai letto, fatte salve eccetera, è un'escusatio non petita, è manifesta come cosa. Dunque sarebbe utile in questa conversazione, quando ti capita, se te va, se no, mm-hmm, fa niente, sentire anche il parere di un avvocato, di un giurista. Sì. Perché questa è materia interessante da questo punto di vista. Io ci ho parlato con qualcuno e qualcuno mi ha detto che praticamente è come ripristinare un istituto, anche se un po' diverso, però insomma, un istituto che fu inaugurato e poi cancellato da alcuni giuristi nazisti. Ed è l'istituto della colpa d'autore. Cioè praticamente nella giurisdizione nazista il problema non era tanto, cioè il reato
la presenza o meno del reato era condizionata da chi l'aveva commesso. Sì. Che è abbastanza in linea. Sì, sì, assolutamente. Qui... con quello di cui stiamo parlando, un po', no? Col concetto, no? del reato d'odio. L'odio è uno stato d'animo che guai a non averlo. Il problema non è se tu c'hai o non c'hai l'odio, il problema è che cosa tu ci fai con quest'odio. Perché tu con l'odio, sublimandolo, i bambini quando gli nasce un fratello lo odiano, e che cosa ci fanno con questo odio? Diventano teneri e protettivi, si chiama formazione reattiva, è un meccanismo psicologico. È grazie all'odio che il bambino diventa protettivo nei confronti del fratellino. Quindi come puoi tu, no, aggravare la pena perché c'è uno stato d'animo, un sentimento, non una cosa, un sentimento. Esatto. E questo è appunto simile alla colpa d'autore. Questo istituto, che io non conoscevo ovviamente, non essendo un giurista, me l'ha fatto conoscere un amico e mi ha spiegato appunto che addirittura uno, se una cosa la fa una certa persona va bene, se la fa un'altra persona è un reato. E qui ci stiamo abbastanza vicini, insomma ci siamo avvicinati al nazismo, pensa un po' a queste anime belle della sinistra dove sono andate, ciao. Ciao Delio. Grazie tanto, Delio appunto ci ha anche dato una testimonianza di carattere psicologico, lui è un psicologo, e molto, molto bella, importante, perché effettivamente questa battaglia contro l'odio è qualcosa di folle, dall'odio nasce anche l'arte. No, questa nasce cosa... Questa cosa della colpa d'autore non la conoscevo, andrò subito a vedere. Sì. Comunque è un carattere presente in tutti i totalitarismi, di tutte le, sì. le. E qui non solo ci sarebbe la colpa d'autore, ma qui ci sarebbe anche la colpa di chi fruisce della tua opera di reato, perché, o meglio, l'identità di chi fruisce. Perché appunto qui... Il problema è questo, cioè, perché lui dice che dipende da chi. Della persona, l'autore che commette l'atto, se sia questo atto un reato o no. Ma questo è ovvio, perché se noi andiamo a vedere chi è che viene colpito, ad esempio con la censura nei social, eccetera, eccetera, soltanto chi fa un certo tipo di discorso, perché nessuno è andato a bloccare i profili Facebook eccetera di quelli che hanno appeso Salvini e testa in giù, la Meloni, o anche la sindaco di Potenza Picena, Tartavini, che è stata messa a testa in giù nei volantini. Cioè io ho l'impressione che questa sia una preoccupazione per una certa parte per politica verso, e per l'altra parte politica invece no, cioè essere questa cosa, sì, no? Sta il fatto che poi normalmente chi non si preoccupa adesso si preoccupa nel futuro, perché poi saranno loro in futuro a doversi come succede adesso per esempio in magistratura. Prendiamo un attimo la chiamata. Pronto? Una cosa breve, guarda. Sì, dimmi Giorgio. Io tutte queste cose che ho sentito, che condivido, però scusate, ma mi sembra che siano anche anticostituzionali. Cioè, come dire, il reato dipende da chi lo compie. Questa roba qua non è anticostituzionale. È proprio quello di cui stiamo parlando, infatti. Appunto, allora, ma se su questa legge ci sono dei provvedimenti anticostituzionali, penso che ci siano gli strumenti e le possibilità per non farla passare. Ne dubito. Scusate, che non passerà. Ma se è come stiamo dicendo e come ho sentito, sono tutti provvedimenti anticostituzionali, non credo che si riesca a far passare una legge con dei provvedimenti anticostituzionali. Ma sei molto fiducioso nel nostro Stato in questo momento? Sono fiducioso, siccome questo Stato prevede appunto pesi e contrappesi, penso che ci sia poi anche una parte politica che in gran numero non sia d'accordo con questa legge, questa grande parte politica, cioè questi politici, questi signori che stanno lassù e sono anche pagati abbastanza, penso che possano fare dei provvedimenti atti a non far passare questa legge in quanto anticostituzionale. Ragazzi, io ripeto, tutte queste cose che ho sentito, che sono assurde, sono anche anticostituzionali, quindi non vedo quale sia il problema per non farla. Il problema è la consulta che poi si pronuncia.
Almeno, voglio dire, la consulta si pronuncia perché magari qualcuno la va a stimolare questa consulta. Adesso io sto dicendo magari delle cazzate perché non sono molto, molto diciamo preparati in questi meccanismi qua, però voglio dire, no, prima lei diceva ci sono delle criticità, queste criticità che sono che voi state giustamente mettendo in evidenza mi sembrano anche anticostituzionali oltre che criticità, e quindi non vedo quale problema sia a farle appunto venire fuori e a non farle passare. Tutto qua. Voilà, Giorgio, ti saluto, grazie. Ti ringrazio molto perché mi dai anche l'opportunità, il ponte per un'altra questione secondo me abbastanza importante. Cioè, chi oggi porta avanti a livello politico, a livello parlamentare, una battaglia contro questa legge, dunque diciamo in generale la destra, in generale, la porta avanti in maniera sensata, cioè la porta avanti capendo davvero qual è il nucleo della questione, o nella maggior parte dei casi si manca l'obiettivo, si manca il focus della faccenda e quindi questo dà in qualche maniera quasi insomma un aiuto affinché questa legge passi, non so se mi sono spiegato. Ho capito, adesso io non posso sapere esattamente tutte Da quello che ascolti. Da quello che ascolto, secondo me la destra attuale non ce la azzecca uno su tutto, su niente, quindi anche in questo caso secondo me non ha capito bene. Ma per rispondere all'osservazione del signore, ho capito, ma perché il lockdown e il coprifuoco sono costituzionali? Ma perché la vaccinazione obbligatoria del 2017 era costituzionale? No, non sono costituzionali, perché se noi andiamo a leggere l'articolo della Costituzione che si obbliga dei trattamenti sanitari obbligatori, c'è l'ultimo comma che spiega esattamente qual è il limite. Però la consulta ha approvato questo obbligo vaccinale. E quindi il problema di fondo è questo: cos'è il diritto? Il diritto è la sistemazione della volontà del vincitore secondo un criterio accettabile e dipinto come il migliore, il più giusto, l'unico percorribile dei diritti. Ecco, questo sarò schmittiano, ma questo è. Allora, prendiamo la chiamata. Pronto? Sì, Adriano, buongiorno. Adriano, ciao. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno a te, professore che studia. Buongiorno. Che mi ha molto, molto, molto stimolato. Vorrei dire tantissime cose, perché poi lui, essendo esperto, e l'ho capito, ha spaziato un po' dappertutto, è andato un po' lì, un po' là, ha parlato anche del coprifuoco. Porca miseria, TSO. Ci stiamo entrando là dentro, ci stiamo entrando. Io non appartengo a nessuna parte politica. Ringrazio te, Aleandro, e ringrazio l'ospite per aver fatto questa bella, 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 bellissima trasmissione. Bella. Grazie. Bella. Con molti contenuti, secondo me, che poi io non ne capisco un cazzo. Guarda che pure noi andiamo come cittadini, più che come esperti. Una cosa non mi è piaciuta, che sono aumentati i divorzi con la legge sul divorzio. Quella non mi è piaciuta. Quella non gli è andata Ma io ho spiegato cosa intendevo, soltanto dal punto di vista. Certo che prima se non si poteva divorziare, dopo si divorzia di più, perché c'è la legge, lì è ovvio, no? Ma anche gli aborti sono aumentati dopo la legge sull'aborto. Qui andiamo su un altro campo. È aumentato tutto. Quando è venuto tutto a galla e se ne è parlato. Però comunque ringrazio il primis Radio R. Prima di tutto, Radio R, ringrazio voi. Bella, bellissima trasmissione. Ciao, grazie. Grazie a te, Adriano, grazie, tu contribuisci ogni volta perché sei un ascoltatore e chiami spesso e contribuisci con i tuoi interventi. E, insomma, la questione ce n'ha tante di faccende. Ne vogliamo introdurre un'altra? Volentieri, però devo mettere un minuto di pubblicità. Vai.
Ok, eccoci qua di nuovo in diretta. Il numero, se volete chiamare, è lo 071-757-4429. Siamo col professor Matteo Simonetti, stiamo parlando appunto dell'IDL Zan e di tutto quello che si porta con sé. Matteo, volevamo parlare anche di un'altra questione riguardo questo IDL, che era la questione dell'articolo 7. L'articolo 7 del DDL che appunto istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. E dunque che recita: la Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate all'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociali sanciti alla Costituzione. Poi gli articoli sono, questo è un articolo piuttosto lungo, comunque a un certo punto si fa riferimento appunto alla questione delle scuole. In occasione della, ovviamente non ci sarà vacanza né per gli uffici pubblici né per le scuole. In occasione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge bla 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 e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche, provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Mi sembra un grosso problema, perché qui alla prima lettura non avevo visto, ma vedo che al comma 2 si scrive proprio le scuole di ogni ordine e grado. Se guardi al comma 2, si dice non comporta giorno di vacanze, non comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. E quindi si immagina che dopo si parla di scuole in maniera generica, e quindi si immagina che tutte le scuole faranno questa giornata nazionale, eccetera. Già per me una imporre una giornata sa proprio di Mincul Pop piuttosto che legge DDR, eccetera, cioè proprio la negazione dell'indipendenza della scuola, no? Però sì, il problema è che avremo questa cosa paradossale, che è un bambino di prima elementare dovremmo spiegargli la differenza che c'è fra un omosessuale, un bisessuale, un transessuale, eccetera eccetera. E se permetti, io per mio figlio, adesso c'ha 9 anni, magari è in grado di capire, ma bambini 6, 7, 8 anni secondo me non è assolutamente concepibile che vengano esposti così precocemente a questo indottrinamento e anche alla trattazione in sé di queste tematiche, che sono come dicevo precoci. Ma poi il problema qual è? È che andando a spulciare, io ho visto che potranno essere coinvolti in queste manifestazioni anche per esempio arci gay, arci lesbiche, eccetera, no? E io mi chiedevo se per esempio potrebbe essere considerato un ente accreditabile anche per esempio il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Perché a quel punto abbiamo un circolo di cultura omosessuale che è intitolato a un personaggio che apriva in maniera chiara e diretta alla pedofilia. E con queste situazioni apriamo un capitolo a parte. Secondo me già vale questo, un po' questa discussione, questa considerazione un po' per tutto quello che riguarda la scuola. Però qui siamo proprio in una situazione in cui viene passato il contenuto con cui si vuole formare si vogliono formare le nuove generazioni. È un contenuto predeterminato. Sì. Anche perché immagino che non ci sarà tanto dibattito Per quello che riguarda la giornata della memoria non c'è dibattito. Dibattito ostacolato proprio dagli articoli precedenti in certa misura. Pronto? Sì, ancora Adriano. Sì, Adriano. Altro che Pol Pot. Ci siamo dentro e forse non l'abbiamo capito. Voi vi siete sminuiti prima, avete detto ma anche noi no. Io so che voi sapete molto, avete molte più conoscenze di me. Chi è intervenuto all'inizio della trasmissione voleva curare gli omosessuali, li voleva curare, l'ha detto in radio, è registrato, ed è registrato, voleva curare, perché vanno aboliti, ammazzati. Quindi c'è
c'è tutto un pilone, c'è un filo che se lo seguiamo, io lo faccio da 50 anni attraverso la radio e qualche piccola conoscenza, siamo andati a finire lì, è troppo tardi, stanno facendo qualcosa di incredibile, dobbiamo bloccarli, fermarli, questi criminali, Pol Pot, Chen Xiaoping o tutti quegli altri che sono testati. Radio R farà qualcosa. No, tua figlia Radio R. Stiamo freschi. Se tua figlia Radio R stiamo freschi, nel senso che non che non ci impegneremo, no, magari sì, ma che siamo ma no, piccoletti. Allora, il sindaco mi ha detto ieri sera che sono scemo. L'ho chiamato al sindaco in diretta perché mi ha detto che non ho capito. Io ero scemo perché lui mi ha detto che non puliva le aiuole, le cose, perché due dipendenti erano ammalati di Covid. Vedete, io non voglio morire prima che Gesù Cristo o qualcun altro mi ammazza, ma che cazzo c'entra? Se c'hai due malati di Covid, ne metti altri due. Poi mi ha detto che ero scemo, che non ho capito. E che lui, il sindaco, il primo cittadino, è amico mio, che dire che te so. Questo era Alberto Sordi, ciao. Sì, ciao Adria. Ciao Adrian, vabbè sì, hai detto appunto, hai parlato della libertà e quindi ovviamente anche della libertà di cui devono soffrire gli omosessuali, ma qui non stiamo parlando cioè non è una negazione dell'omofobia, certo che l'omofobia esiste come esiste l'odio per tante altre che categorie. Però se permetti io un appuntino su questo termine, sul termine lo so, non piace manche a me perché è abbastanza perché, orwelliano. Sì, perché tu non è che mi puoi dire che io ho paura o che sono malato, perché la fobia è un termine che mi dipinge come un malato da curare. Sì. Allora, è vero che noi non dobbiamo curare gli omosessuali, ma non è che se io sono contrario ad alcuni aspetti culturali, sociali, che riguardano il mondo omosessuale, allora io sono omofobo. Certo, no, hai ragione. Questo uso del linguaggio, infatti, sarebbe un'altra cosa interessante da andare a vedere. Sì. Ora è fobia per tutto, si attacca a fobia. Poi tra l'altro il discorso di ieri del TSO, esatto, ragazzo, cioè, quando tu sei dissenziente automaticamente sei malato, stai male, sei matto, Ecco, intanto le campane di Dio che ci richiamano all'ordine. E senti, vogliamo parlare di qualcos'altro di questo aspetto oppure mi parli un pochettino di ieri, di Fano, di questo ragazzo? Ma se ti interessa possiamo... Molto, perché appunto molti di voi avranno seguito questa vicenda, e cioè di quel ragazzo di Fano a cui hanno fatto un TSO, poi Matteo ci spiegherà meglio, a cui hanno fatto un TSO perché si rifiutava di indossare la mascherina in classe. Matteo ha organizzato una manifestazione ieri a Fano, davanti alla scuola, credo davanti all'ospedale, e insomma ci facciamo un po' raccontare da lui innanzitutto i contorni di questa vicenda e poi quello come è andata ieri, insomma. La manifestazione non l'ho organizzata io semplicemente da privato cittadino ho fatto un post su Facebook dicendo io vado, chi vuole venire venga. Poi dopo sono stato contattato invece da un'associazione che era un po' più organizzata, quindi ha chiesto il permesso per l'occupazione del suolo pubblico eccetera eccetera, e quindi poi si è fatta la cosa. In realtà non eravamo moltissimi perché era un presidio che durava dalla mattina alle 10 alla sera alle 8, sì, praticamente, e siamo passati da 30 persone alla mattina, una cinquantina alla sera. Io mi aspettavo un po' più partecipazione, però questo è. E cosa è successo? È successo che in questo istituto di Fano, che sta proprio al centro, un ragazzo di 18 anni che si chiama Valerio
è stato portato via dalla scuola con l'intervento delle forze dell'ordine e dell'ambulanza perché lui si rifiutava di mettere la mascherina. Non era la prima volta che lo faceva, questo rifiuto, però in quel caso si è incatenato al banco con la catena della bicicletta, e la classe, e non è la prima volta, tutta la classe è stata portata via dal luogo in cui lui era, è stata portata in un'altra classe vuota. E poi è stato fatto un TSO, è stato quindi ricoverato in psichiatria, gli hanno fatto due calmanti. E lui è un ragazzo, questo lo so perché ci ho parlato tutto da ieri, è un ragazzo minuto, dolce, tranquillo, anche mingherlino, tranquillissimo, e quindi non ha mai fatto un male una mosca né a se stesso e non avrebbe mai fatto, quindi questo trattamento sanitario obbligatorio è secondo me un trattamento che c'ha una forte valenza politica. Cioè, questo è quello che succede se voi non fate quello che va fatto, no? Sì. E a quel punto però il problema è la preside di questo istituto, perché non ha messo una nota, ha sospeso, ha chiamato i genitori, ma ha attaccato, eccetera, ma ha chiamato i carabinieri. Adesso questo io è un discorso che non, in cui non entro perché sì. Non so, però secondo me è una forzatura incredibile, perché è un TSO, è un'esperienza drammatica. Questo ragazzo mi ha raccontato che queste iniezioni l'hanno fatte mentre lui piangeva e pregava, perché anche credente, e non si è nemmeno accorto. Ho sentito un piccotto, pensavo mi stessero toccando perché gli hanno sequestrato il cellulare, eccetera, e quindi è stata una violenza molto grave, certo. Molto grave. In tutto questo i ragazzini della classe non hanno avuto reazione anche di difesa nei confronti del compagno. Che età? Lui ha 18 anni, 18 è maggiorenne. È maggiorenne. E quindi ieri abbiamo fatto questa manifestazione e poi ho parlato con qualche ragazzino della classe, della scuola che è uscito, e devo dire che ho trovato dei ragazzini, non dico proni, ma di più. Cioè dei ragazzini che non hanno il minimo spirito sano di ribellione giovanile, la minima voglia di far valere i propri diritti. Per esempio, parlando con una ragazza che stava lì davanti, loro non conoscevano il proprio rappresentante d'istituto e non sapevano che era il loro diritto l'assemblea d'istituto. Perché io ho detto, ma scusate, no? Di fronte a un fatto del genere, quando andavo a scuola io avremmo subito richiesto un'assemblea d'istituto per discutere di questa faccenda che era andata sulla stampa nazionale, perlomeno, no? Ma perché noi possiamo richiedere un'assemblea d'istituto? Non ce la devi dare per forza la preside? No! Cioè, questo è il livello di questi ragazzi. Poi c'erano dei ragazzi affacciati dalla finestra, tutti mascherinati fino su agli occhi, e le professoresse hanno chiuso le tende e le finestre per non far ascoltare quello che noi dicevamo sotto. Sì. Ma sai che questa faccenda del completo spaesamento molto spesso delle generazioni più giovani, ma anche della mia, il completo spaesamento e del non veramente zero spirito di ribellione, poi che sia giusto, che sia sbagliato, ma che ci sia quello spirito lì, l'abbiamo affrontata più volte, ci siamo chiesti un po' spesso perché queste generazioni. Io ho avuto la stessa impressione, per esempio, discutendo con amici, e molto spesso anche da persone che dovrebbero rappresentare anche proprio come appartenenza politica l'ala che più ha combattuto nel passato. Per esempio c'ho amici appunto qui dell'Arci e tutto, l'ala che più ha combattuto nel passato per i diritti, per i soprusi. Il problema diveniva quasi il modo in cui il ragazzo aveva manifestato il proprio dissenso più che l'atto grave del TSO. Ma che modo è? Ma no, appunto. Allora no, per capirci, io sono insegnante, mi ricordo racconti, io so di racconti di ragazzi che tiravano le sedie ai professori, io so di persone che hanno incendiato alberi secolari in gita. Cioè, sta gente non hanno fatto mai il TSO. Cioè, adesso è più matto uno che, non so, passeggia fra i cornicioni degli alberghi passando da un albergo in altro, da una scanmera in altro, rischiando di cadere sotto, o un ragazzo che non vuole portare la mascherina in classe. Cioè, questa è la cosa importante. Poi non dimentichiamo, questo non è il primo episodio di TSO che è stato fatto perché uno protestava per la faccenda della gestione del Covid. Sì. Perché quando nel primo lockdown c'è stato un altro ragazzo che è stato tirato fuori a forza la propria automobile,
quindi era proprio isolato, non avrebbe mai potuto fare del male a nessuno, mm-hmm. tirato fuori a forza. Lui faceva una diretta Facebook di quello che succedeva, perché aveva osato dire con un megafono dal finestrino. Ah, sì, sì, me lo ricordo, in Sicilia. Sicilia. Quindi abbiamo i filmati di queste persone che lo premono sulla schiena ammanettandolo, e poi dopo abbiamo le registrazioni di lui che parla dalla psichiatria con la voce impastata, non so, me lo ricordo più. Cioè, quindi sono delle opzioni veramente da dedere. Mm-hmm. Prendiamo la chiamata, pronto? Aleandro e Sergio. Ciao Sergio. Certo. Seconda, Sì, sì. Senti, ho avuto già modo di dire che questa vicenda del ragazzo è miserevole. È miserevole per lui che è miserando, mi capite voi professori, no? Cioè degno della nostra compassione, è miserevole per chi ha compiuto questo gesto. Voi vi domandate un po' ingenuamente, scusate, io ho una certa età, vi tratto da figli, da nipoti, vi domandate ingenuamente come mai i compagni non hanno difeso, i compagni, ma i partiti, le associazioni, le istituzioni, i giornali, le televisioni, qualcuno ha dato spazio a questa vicenda che sa di nazismo, che sa di comunismo stalinista? Nessuno. Quindi si prende un ragazzino di 16, 17, 18 anni, gli si fa un trattamento sanitario obbligatorio perché non vuole portare la mascherina, non si chiamano i genitori, non si cerca di convincerlo. Ma io dico che è una roba clamorosa, ma siccome si riferisce ad uno non interessa a nessuno, ma siccome non c'è clamore mediatico non interessa a nessuno. Però è una spia dei nostri tempi, cari amici, è una spia dei nostri tempi. Quindi io mi sento come vecchio medico, come vecchio pediatra, come rincitrullito, però mi sento di dare la solidarietà a questo ragazzo che ha avuto il coraggio di manifestare le proprie opinioni, e ringrazio anche il professore Matteo, qui presente, che ha fatto qualcosa per venire incontro a questa situazione. Grazie a voi, grazie. Grazie Sergio, grazie. Grazie. Tra l'altro, Matteo, ho ascoltato un pezzettino di un'intervista che tu hai rilasciato a una delle televisioni che stava lì, e qui hai sollevato una questione per me molto importante. Hai sollevato la questione dei professori, quei professori che molto spesso si riempiono le parole o fanno grandi lezioni altisonanti, più o meno altisonanti, su personaggi come Galileo, su personaggi come Bruno, su personaggi come Campanella, e poi sono ciechi al presente. Il presente è tutto sminuito ai loro occhi, il presente non è quello che loro insegnano, o comunque forse non ci fanno neanche caso, perché magari per loro quelli sono personaggi da libro, da capitoli di perché? Libro. Perché? Perché la cultura non è l'erudizione. Non è capito, non vedono lì l'anima dell'agire nel presente, vedono lì l'anima, non ci vedono l'anima, ci vedono delle cose da dare così impacchettate ai ragazzi, ma che non riescono a mettere in campo nella maggior parte dei casi, dico quella che è un po' la mia esperienza in cui conversando con colleghi. Adesso non è che voglio, ovviamente non si però generalizza, è comune, qui è però comune. Mi ha fatto pensare quello che la dire. Mia esperienza con la vicenda dell'Ampi di Civitanova è stata una roba illuminante, perché addirittura firme contro di me, persone che non mi parlavano più, fai professori parlo, sì. Ma quasi nessuna dimostrazione di solidarietà, nemmeno fra i professori di storia e filosofia, che invece dovrebbero aver sentito la puzza del totalitarismo nell'aria in quel momento lì, perché io feci un intervento per difendere la libertà d'opinione, punto. Eh certo, me lo ricordo. Però è questo, cioè questi parlano di massimi sistemi, poi dopo si smerdano, scusa la parola, nella concretezza alla quale questi sistemi poi dovrebbero portare un risultato. Del perché quelle cose stanno sul libro. Perché? Appunto. Pronto. Leandro, senti, scusa una cosa. Penso che sia interessante poter sapere chi ha emesso questo provvedimento di
di com'è che si chiama? TSO, TSO firmato da due medici e controfirmato dal sindaco, credo. Ecco, questo è importante, dire chi è che si è assunta questa responsabilità di fare questo gesto. Vabbè, ma comunque verranno tutti querelati, io immagino. Ieri ho sentito un po' di avvocati. Sì, no, perché è importante sapere chi è che ha fatto sta cosa, perché io condivido tutto quello che avete detto su sta cosa. È importante sapere chi è che fa queste cose qua. Farlo sapere anche agli ascoltatori, perché poi è stato messo un provvedimento, pare che l'abbia messo il governo, per dire, no? O che ne so io, il Presidente della Repubblica. No, ci sono delle persone che si sono assunte questa responsabilità e penso che sia importante sapere chi. Grazie, ciao. Grazie, ciao Sergio. So. Però io mi ricollegherei al discorso di prima, perché cioè, parlavamo del fatto che i compagni di questo ragazzo non abbiano mostrato una solidarietà, è perché questo relativismo, che poi è anche inerente al discorso che facciamo sul DDL Zan, già da tempo porta alla disunità delle persone, cioè sono veramente delle monadi staccate oggi, ragazzi. Un po' è la realtà virtuale, un po' è la vita social, ma un po' è anche il fatto che se tu sei una monade, cioè addirittura tu decidi di che sesso fare parte, qual è la tua identità, ovviamente il legame sociale scompare. Mm-hmm. E quindi è normale che la persona si fa i cavoli suoi di fronte ad una situazione anche emergenziale come questa qui. Manca lo spirito del corpo. Sì. Ho capito, è un discorso interessante questo tuo, qui dovrei riflettere un pochettino di più. Comunque è vero, perché non ci si sente più parte di un gruppo e quindi non si sa neanche più bene, non perché, si è più chiaro in testa per cosa lottare. Perché siamo italiani? Perché dovremmo essere vicini a questa identità? Perché l'identità è un male, perché la radice è un male. E quindi quando io dico che la radice è un male, perché babbo, perché il padre è una figura nel mondo patriarcale colpevole, perché il mio padre è un male, allora a forza di questo male, il passato è un male perché è una reazione al problema, quindi a forza di fare questo discorso noi recidiamo tutto quello che ci lega, e siccome ci lega a queste cose, ci legano anche agli altri, recidiamo anche il legame con quello che c'è stato avanti. Certo. E quindi non possiamo poi dopo meravigliarci se non c'è solidarietà e se uno mena una ragazza, quel ragazzo che sta di fianco sta zitto e buono. È l'epoca adesso del distanziamento sociale, no? Che, chi è che ieri rifletteva? Perché non l'hanno chiamato distanziamento fisico, visto che è una cosa. Sì. E l'hanno chiamato distanziamento sociale, anche il linguaggio effettivamente. Pronto? Pronto, sarò breve. Buongiorno a tutti. Ciao Maria, ciao. Io intervengo perché il professore ha detto una cosa sacrosanta. Io vedo una generazione di ubbidienti all'estremo. Portano una mascherina pure fra poco quando mangiano il gelato. Una cosa che mi fa pensare. Mi fa pensare perché questa obbedienza. Allora mi chiedo da cosa deriva. Dal fatto che stanno troppo davanti ai social, non stanno più insieme, non fanno più gruppo, da una scuola che è diventata, è tornata indietro di 20 anni, nel senso di più, nel senso che punisce il ragazzo comunque con il voto. Il voto è diventata la verifica, i voti e il programma da finire, e non trasmette altro la scuola. Quindi certi insegnanti un po' di esame di coscienza se lo dovrebbero fare. E comunque questi ragazzi che non hanno più identità, e quello che mi spaventa, non hanno più solidarietà, per niente, ognuno per sé, e questo è brutto. Allora, siccome mi faccio tutte queste domande e non riesco a dare una risposta, vorrei sapere, non il responsabile per punirlo, cosa fare per poter cambiare questa situazione, iniziare a fare qualche cosa. Grazie, buongiorno. Grazie a te Maria. Grazie a te, lo sai, ne abbiamo parlato anche altre volte di questa situazione in cui appunto, come dicevi tu, sembra che manchi Ma la scuola però è vero che c'ha un ruolo importante in questo sfacello, è vero. Sì. Però parlando con i ragazzi io vedo veramente che c'è una tendenza ad essere proni a quello che viene presentato come una verità scientifica, sì, no? Sì. Cioè, questa verità indubitabile, e poi anche tutto questo contesto, questo contorno che si monta verso coloro che invece dubitano di queste cose che vengono passate, no? E vengono definiti come complottisti, fake news, e quindi c'è questa
questa idea che loro sono superiori a queste persone che si fanno queste domande perché sarebbero degli stolti. Cioè, e poi vallo a insegnare a Bruno il Campanella e Galileo, vai a insegnare. Però non vedono la contraddizione. Non la vedono. E poi è anche vero che comunque c'è questo meccanismo del voto, della premialità, della concorrenza all'interno della classe per la prestazione. Quindi la scuola non è un momento di formazione, è un momento di competizione per ottenere il diplomino. Io personalmente ovvio questo problema applicando ormai da quando ho cominciato a insegnare diversi anni solamente l'autovalutazione. E la valutazione tra pari, io non ho di questi problemi. Sì. Io ci ho provato, ogni tanto la applico, ogni tanto no, devo dirti la verità. Dopo dipende dalle materie pure. Sì. E, comunque ti volevo dire un'altra cosa, senza considerare poi tra l'altro che appena sorge un problema, un po' con i social, un po' con la televisione, viene subito fagocitato nella lotta a destra e a sinistra. E quindi tu c'è già qualcuno che sceglie, adesso sto parlando anche ai ragazzi più grandi, c'è già qualcuno che sceglie per te, perché se tu con te stesso sai di essere di sinistra, già qualcuno ha deciso che quell'opinione deve essere di sinistra, quella di destra. L'altra sera ho avuto una discussione con un mio amico proprio su questa faccenda del TSO una delle frasi conclusive è stata ma il ragazzo ha sbagliato i metodi e comunque queste sono le cose che dice Salvini. Cioè, questo se risolve a questo alla fine la faccenda. Che me frega se queste sono le cose che dice Salvini. Però io volevo fare anche un'altra riflessione. Sì. Tutte le icone del ribellismo si sono tutte convertite in icone dell'ubbidienza. Sì, è vero. Tu pia Vasco Rossi che cantava canzone Vita spericolata, vado al massimo, no? La verità, pure che è una canzone che è fortemente critica su un'idea di verità assoluta. E poi adesso si è messa a fare il denunciatore degli untori del Covid. Cioè, ma sono tanti questi personaggi. Tanti. Quante volte ne abbiamo parlato qui? Van Morrison ha scritto No More Lockdown, uno dei pochetti che ancora c'è stato. Ma c'è anche Ruggeri, c'è Ruggeri. Quell'altro Bennato, ma poi cioè il 90% sono dei fedeziani però questi ovviamente non dico che sono pagati, ma comunque rientrano in un circuito che sa che poi li premierà per queste posizioni, c'è poco da fare. Sì. Ma oggi particolarmente, perché mi sembra che un tempo perlomeno c'era un pochettino più di insomma ma di... comunque per tagliare la testa al toro, sì. Cioè io faccio una riflessione, no? Penso a come ero io quando avevo 18 anni, 20 anni, no? E penso a quello che queste generazioni hanno vissuto in questo anno e mezzo. Com'è possibile che non un ragazzo che vive a quell'età da conosce a una, per provacce, per fa, per si sia piegato senza dar fuoco a tutto, cioè senza sfasciare i sigilli dei locali, cioè, per me è inconcepibile. Secondo me la cifra, e questa è una cosa forte che dico, la cifra che identifica questo momento storico è la mancanza di coraggio. Pronto? Mi permetti pochi secondi? Certo, dimmi. Senti, anche qui però mi sembrate Alice nel Paese delle Meraviglie. Siamo troppo scusate, ma Robespierre non era l'uomo di Fraternité, Liberté, Égalité, che fine ha fatto? Certo. Il terrore chi l'ha messo? Io? Nell'Unione Sovietica prima hanno combattuto lo zar in nome della libertà, poi hanno fatto peggio dello zar, cioè. Però non voglio rubare tempo, ma io vi pregherei, una domanda ce l'ho anch'io, chi è che ha chiamato a proposito di quello sventurato ragazzino, chi è che ha chiamato il 118? Chi l'ha chiamato? Invece di chiamare i genitori, chi ha chiamato i medici per avviare la pratica del TSO? Io? Voi? O qualcun altro? E finisco, e di fronte a un fatto così eclatante, basta nascondersi dietro le colpe di Tizio Caio? Le responsabilità politiche adesso e morali non se le assume nessuno? Nessuno vuol dire niente? La colpa è solo di chi ha fatto questa cosa esecrabile dal mio punto di vista? Va bene così? Finisce così la storia? Non mi pare, eh? Non mi pare. Comunque prima, scusami Alejandro, io
prima della tua trasmissione ho sentito, mi pare, questo ragazzino parlare. Sì, 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 era l'intervista. Allora, io da vecchio medico per 40 anni mi pare tutto meno che matto. Eh sì, io ci sono stato tutto il giorno ieri, confermo. Scusate, i matti sono altri, non vi posso dire chi però. Ciao a tutti. Ciao, ciao Sergio, ciao. Allora, siamo a un 10 minuti, poco meno dalla fine. Io devo mandare veramente un minuto di pubblicità e poi torniamo per salutarci. Ok, eccoci qua, vediamo se chi ha chiamato ha avuto la pazienza di aspettarci. Pronto? Buongiorno Leandro, sono Roberto Giurieto. Ciao Robert, ciao, ben trovato. Ho molta di pazienza, non ti preoccupare. Saluto il tuo ospite, purtroppo ho acceso tardi, l'argomento mi interessava, lo sto seguendo dal giorno dopo che è successo. La domanda che volevo fare era inerente appunto ai suoi compagni di classe, perché più o meno sappiamo tutto del resto, più o meno. Però mi interessava capire come avevano reagito questi compagni di classe, o di età anche, no? E siccome lui non era la prima volta, mi pare che faceva queste cose, queste dimostrazioni in classe, no? Non c'è, come in suo ultimo modo, insomma. E quindi lo sapevano com'era e volevo sapere come l'avevano preso, ecco. Allora, io ho parlato con lui ieri, lui mi ha raccontato quello che era successo, mi ha detto che già 2-3-4 volte aveva fatto questa cosa. Pure avuto una... Ti sento un po' male Robert, 3-4 volte. A febbraio ha avuto un richiamo dal punto di vista della nota del prete. Sì, sì, lui non era nuovo a queste cose qui, ha detto che già 3-4 volte e a un paio credo si era bloccato sul banco, questo non ricordo, però non era nuovo a queste cose qui, però in nessuna delle altre situazioni la classe lo ha mai difeso, nel senso che lui mi ha detto ieri che la classe veniva presa quando lui faceva questa cosa e spostata in un'altra aula, vuota in un altro piano. Lui tra l'altro gli correva dietro e venivano rispostati. Quindi tutti questi ragazzi seguivano come un gregge, capito, questi sì, spostamenti sì, sì. Ma nessuno dice, ma che stiamo a fare? Ma non solo questo qui, poi c'è il discorso e questo pure andrebbe approfondito. Lui mi diceva che a un certo punto c'era la DAD e la classe era divisa in due, una settimana stava in presenza una parte e in DAD quell'altra. Lui è stato messo sempre in DAD. Sempre in dati, certo. Però ti dico, questa è una situazione che non c'ha un minimo fondamento logico, perché questo non è un ragazzo violento, ma né con se stesso né con gli altri. Quindi il TSO. Io ho diverse cugine che sono insegnanti, quindi quando ci sono i colloqui, quindi cosiddetti colloqui con i genitori, sanno cosa subiscono da parte dei genitori di qualche facinoroso, diciamo così. E le minacce che c'hanno, insomma, ma nessuno pensa mai al TSO, a questa gente, che possono arrivare anche a minacciare la professoressa, non è lo stesso. Quindi però lì non interviene nessuno, non è preside, vabbè, che fa parte del gioco. Volevo fare una domanda più in generale, se posso, poi basta. Vai. Ma mi dice una cosa, perché nella storia nascono sempre personaggi tipo Bill Gates che hanno i soldi e possono manipolare tutte le volontà del mondo solo perché appunto possono farlo? Cos'è questa mania di potenza che gli dà il denaro quando ce l'hanno in mano? Perché ci stanno cambiando la vita? Si preoccupano di come viviamo, come mangiamo, come dormiamo, come scopriamo, insomma tutte queste cose qua. Ci facciamo un'altra trasmissione. Sì, infatti è una questione facile, insomma. Va bene. ciao, è una questione facile, cioè a 2 minuti alla fine, vabbè, che magari affrontiamo un'altra volta, ti invito un'altra volta e parliamo della volontà di potenza, esatto, della volontà di potenza, va bene, noi ci siamo, se vogliamo aggiungere qualcosa, se qualcuno vuole farci l'ultima chiamata, ecco che infatti arriva, siamo qui, pronto? Niente, è caduta la linea, aspettiamo un attimo, magari ci riprovano, ci abbiamo ancora un paio di minuti prima di chiudere. Mi pare che di questioni oggi ne abbiamo sollevate diverse, prendiamo la chiamata. Pronto? Ciao Leandro, c'è ancora Rita. Ciao Rita. Qui possono parlare tutti o dobbiamo solo prendere gli ordini da Zarathustra? E dai, Eri, puoi parlare. Allora, io ho detto la mia, credo ci sia libertà.
Come si permette Zarathustra a dire la telefonata di prima non conta, lo dicesse alla moglie, alla famiglia sua? Vabbè, tu, come tu c'hai... In democrazia penso che dovremmo dire ognuno quello che... infatti. Se non si offende. Io non ho offeso nessuno stavolta. L'altra volta ho detto, a parte ho sentito il professore pure nominare quello che avevo detto io l'altra volta, però... Voglio dire, a me non mi conosce Zarathustra, come si facciamo conto che quella telefonata prima non conta? E perché quelle sue sono tutte perfette? Ma ci conta fino a 10? Dopo se è di parte, se qui c'è qualcuno di parte, perché da come ho capito il professore potrebbe essere pure la politica a rovescio da me. Però io ho fatto una domanda. Se lei si ricorda, professore, ho fatto una domanda e allora. Ma mi pare che l'abbiamo risposto. La chiamata di prima non conta. Ma abbiamo risposto. Ma che no? Se ne va la Zarathustra. Vi saluto. Ciao. Una curiosità. Chiede che posizione sia, perché dice che ha capito, capito che può essere diversa, contraria alla mia, no? Siccome a me mi hanno dato dell'aderente a tutto. Come potere al popolo, sì. a Forza Nuova, io devo sapere a sto punto. Sì, perché signora... c'è necessità di capire, tu che sei? Rita, la domanda che ti avevi fatto mi pare che avevamo risposto, se non sbaglio. Adesso tu hai detto la tua, chi ha telefonato dopo ha detto la sua. Vabbè, se sei offesa magari ve la vedete fra di voi, però dai, ognuno qui chiama e dice quello che gli pare. Però Rita, un consiglio, se proprio tu vuoi denunciare, di che sei stata offesa perché per una questione relativa alla legge Zan, tu dichiarati transessuale e vai sicuro che vinci. Vai sul sicuro. Ci sta questo concludere come abbiamo iniziato, e io ringrazio tantissimo Matteo. Prego. Simonetti, veramente è stato una chiacchierata molto molto stimolante, quindi lo ringrazio molto. Ringrazio tutti voi che ci avete telefonato da casa: Giorgio, Claudio, Rosetta, Sergio, Ugo, Rita, Adelio, Adriano, Maria e Roberto. Spero e vedremo di organizzare altre chiacchierate come questa su altri argomenti. Io vi auguro una serena settimana e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao.